Abbiamo ricordato nella precedente puntata di Qui Europa che avremo fra pochi mesi, esattamente il 26 maggio dell'anno di quest'anno, le elezioni per il rinnovo del Parlamento in Italia. Avremo le elezioni per il rinnovo del Parlamento in tutti i paesi dell'Unione Europea che avvengono anche in altri giorni. Abbiamo fatto riferimento alla particolare posizione, al particolare potere che ha il Parlamento europeo in base al procedimento, alla procedura della codecisione. Cioè, che cos'è esattamente la codecisione? La codecisione coinvolge in maniera diretta tre fondamentali istituzioni dell'Unione Europea e due organi consultivi. Con la codecisione la Commissione Europea fa l'unica in grado di fare delle proposte, fa una proposta che manda al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione, cioè il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, e manda anche molte di queste proposte a due organi consultivi. Uno è il Comitato delle Regioni, nel quale sono rappresentate le istituzioni a livello subnazionale, le regioni, le province, le municipalità, le comunità autonome, i Länder tedeschi, eccetera. E poi vi è il Comitato Economico e Sociale, il quale rappresenta gli interessi della società civile, ad esempio le organizzazioni sindacali, le organizzazioni degli imprenditori, varie rappresentanze di categoria, le quali possono esprimere una opinione. Comitato delle Regioni e Comitato Economico e Sociale possono esprimere delle opinioni che possono essere tenute o non tenute in considerazione dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea. Qualora in una prima lettura, in una prima votazione, diciamo, il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri non riescano a trovare una soluzione, vi è una seconda lettura. Una seconda lettura, evidentemente, che coinvolge di nuovo la Commissione. Se anche in questa seconda lettura non si riesce a trovare una soluzione, c'è un comitato di conciliazione composto da esponenti sia del Parlamento europeo sia del Consiglio, sempre con la presenza della Commissione, che è titolare della proposta, per vedere di trovare una soluzione. Comunque è importante sottolineare, in previsione delle elezioni del Parlamento europeo, che il Parlamento europeo, il quale si riunisce in parte talvolta a Strasburgo, talvolta a Bruxelles, ha un potere fondamentale nell'approvare e decidere l'approvazione delle leggi che interessano noi tutti.